chiedo se sia sicuro per Chuck partecipare alla missione. Ci sono troppe variabili imprevedibili. In situazioni del genere si è rivelato un impedimento. Penso che tu abbia ragione, Casey. Che c'è? Ti ho ferito dentro? Pronto? Ti abbiamo appena spedito la foto di un furgone. Guarda la targa, vedi se hai un flash. Sì! Sì, certo, qualsiasi cosa per aiutare gli amici. Non è ancora arrivata, forse è alta risoluzione. La mia connessione 3G a volte qui è disturbata. Risparmiami le scemenze da nerd, muoviti, è un'informazione urgente, adesso. Ehi, non hai detto che il governo se l'è cavata per 200 anni senza un intersect? Ascoltami, insignificante piccolo saputello. Sono in missione, circondati dagli uomini di Bennett. Rispondi. Mi hai attaccato il telefono in faccia? No! Ma che dici? Non lo farei mai. È che era disturbata la linea. Tu sai che io non... Do un'occhiata veloce alla foto. No, non ho niente. Scusa, nessun flash. Ho perso tempo. Pronto? Sto guardando il tuo sensei. Bennett Albaymore. Che cosa? Com'è possibile? Era Albaymore. In questo momento è nel parcheggio dell'Arch Mart, lo sto pedinando. No, fermo, non puoi competere con lui, non fare l'idiota. Reagisci così soltanto perché ha ferito i tuoi sentimenti, non è vero? Ti prego, non sfogarti su di me. Ma dov'è finito? Oddio! Chuck! Se Bennett l'ha presa è già morto. Sta zitto e pensa a guidare, capito? Sono un po' troppo alto per questo, non potrei sedermi da un'altra parte, magari... No. Casey, che stai facendo? Quest'auto resiste all'urto. Oh no, non va bene. Aspetta, ho localizzato Chuck e il segnale è... Dice che è esattamente di fronte a noi. No, Casey, fermati, Chuck è nell'auto! Veloce, sta andando molto, molto veloce. Casey! Più spazioso di quanto potessi immaginare, sai? Ti sollevo da questo caso. Con il dovuto rispetto. Per questo non ti ho detto di Bennett. Sapevo che ne avresti fatto una vendetta. Manderò un'altra squadra per rimediare. Ma io conosco Bennett e so come si muove. Dimentichi che il tuo obiettivo primario è proteggere l'Intersect. Rimarrai alla base fino al completamento della missione. Consideralo un periodo di riposo. Non sei altro che... Non sapevo che sarebbe successo! Non sapevo che sarebbe! Digli che non lo sapevo! Se il mio obiettivo primario non fosse proteggerti... Ucciderei. Ho trovato. Fa vedere certo. Che sai fare ai miei amici. Casi, devi rialzarti. Mettiti in salvo, vai. Se i miei uomini vedessero capacità migliori da un mio ex allievo. Senti, capisco quello che provi. So perfettamente come ti senti. Tu ti senti tradito da qualcuno a cui tenevi molto. Io ho già poca calma, Chuck. Hai passato quasi tutta la tua vita ad allontanare le persone da te, attaccandole con parole offensive e picchiandole. Ma io lo so perché lo fai. Lo fai perché hai terrore. Cosa? Terrore che ti conoscano. Terrore che se ti vedessero come sei veramente ti vorrebbero davvero bene. Chiudi il becco. Sì, sta zitto, si sta arrabbiando. Sotto questa tua terrificante armatura si nasconde un uomo che nel profondo prova molti sentimenti. Tu ci tieni, a te importa di noi, ti importa di me. Ammettilo, vorresti essere affettuoso e sdolcinato con me. Avanti, dillo. Tu mi vuoi molto bene, John Casey. Io ti uccido. Ma trattieniti. No, non me, ma lui. Bel lavoro, sensei. E credo che Casey ha davvero qualche problema a mantenere la calma. Più che altro sa mantenere la rabbia. Visto? Ecco il vostro sensei. Guardatelo bene. A chi tocca?